Sì, essere molto, molto, molto rapido, e perché poi insomma credo che stato, siamo in grado per parlare sempre così. La dicevo, sarò molto rapido perché dobbiamo, insomma, penso tutti e tre dire alcune cose di esordio, poi soprattutto, insomma, almeno a me, ma credo di poter dire anche persone con cui abbiamo fatto questo lavoro, interessa molto anche davvero uno scambio con i tanti che ringrazio che sono venuti qui, qui questa sera. Io penso, insomma, questo documento l'abbiamo pensato insieme, insomma, prima di tutto per un'occasione che è accaduta qualche mese fa, perché il 20 ottobre dell'anno scorso la direzione nazionale del Partito Democratico è stata convocata con all'ordine del giorno proprio il tema della riforma del partito, e noi a quella direzione abbiamo presentato questo documento, che poi è stato acquisito in un gruppo di lavoro che è presieduto da Matteo Orfini, che è il presidente del Partito Democratico, presidente dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico, di cui tutti e tre facciamo parte, come uno dei documenti alla base di una riflessione che si è aperta sull'organizzazione del PD, su come ripensarla, su come rafforzarla, e quindi insomma è diventato anche uno degli strumenti di lavoro più in generale del partito, del Partito Democratico. Insomma, il fatto di un lavoro che abbiamo fatto noi tre, insomma, è legato sostanzialmente a tre aspetti, insomma. Il primo è che siamo tre persone che, penso di poter dire, si stimano a vicenda, lavorano insieme da tempo, hanno una consuetudine di confronto, di discussione. Non la pensiamo sempre uguale, come è noto, però c'è davvero una stima e un lavoro comune nel Partito Democratico e per il Partito Democratico. E poi siamo anche tutti e tre di Bologna, questo ovviamente non, diciamo, non guasta nel fatto di lavorare insieme. Poi abbiamo anche scelto di dare un segnale legato al tema che diceva adesso Rodolfo, cioè noi tre nel congresso abbiamo sostenuto tre diversi candidati. Ho sostenuto la candidatura di Gianni Cuperlo, Salvatore ha sostenuto la candidatura di Matteo Renzi e Sandra ha sostenuto la candidatura di Pippo Civati. E il fatto di averci lavorato insieme è anche un modo di dire tanto che si può costruire nel confronto, nell'approfondimento, su tanti temi importanti, l'unità del Partito Democratico, ma anche dare un segnale sul tema del partito, il tema dell'organizzazione del partito, di come intendiamo la struttura del partito. È uno dei temi in cui nella storia del Partito Democratico forse ci siamo anche divisi di più, perché è uno dei punti che ha anche rappresentato una maggiore differenza nella nostra discussione. Però io penso che dopo 8 anni, ormai 7 anni e qualcosa di vita del Partito Democratico, il Partito Democratico di Bologna nacque a novembre del 2007 proprio in questa sala, e dicevo, dopo questi anni di vita del Partito Democratico, io penso che sul tema del partito si siano raggiunti diversi punti condivisi e che sia anche possibile costruire una riflessione, un confronto che vada un po' oltre gli stereotipi, insomma, che abbiamo tutti in testa, quindi chi viene più da una certa storia, chi ha più una certa idea del partito, che è per il partito pesante, più organizzato, chi viene da un'altra storia, magari approdato al PD, che è per un partito più degli elettori, più delle primarie, ma fare dei passi avanti e capire che invece si può essere davvero una visione comune a tutti noi, un lavoro che si può costruire insieme, perché poi in questi anni di esperienza ci si è anche arricchiti a vicende, si è anche visto che una serie di punti alla fine, problemi e anche di cose positive che si sono evidenziate, si possono analizzare appunto in modo libero e anche trovando appunto una riflessione comune. Da questo punto di vista io vorrei, insomma, il documento ve l'avevamo già mandato via mail, quindi quando con la convocazione, quindi forse molti l'hanno già visto, in più su ordine del segretario a proposito della mia idea di partito, io ho prodotto immediatamente le fotocopie, quindi ce l'avete lì. Chi non le ha, sono lì il documento più nella versione integrale. Quindi io vorrei sottolineare più alcuni punti anche che metto a disposizione del dibattito. Il primo punto è questo, sono fondamentalmente due per me, insomma. Il primo è, a me pare acquisito in tutti noi, l'ha detto anche il segretario nazionale Renzi
in una recente intervista all'Espresso quanto sia oggi importante l'attuale grande ruolo di un grande partito popolare organizzato, radicato nella società italiana, proprio per la sfida di cambiamento del paese che il PD si è dato. Investire sul partito e sulla sua forza è assolutamente fondamentale. Avere una leadership forte per un grande partito è importante, però il paese non si cambia, diciamo, solo in Parlamento. E abbiamo visto nella storia degli ultimi anni che l'idea di un riformismo puramente dall'alto rischia di non ottenere quei risultati di cambiamento di cui l'Italia ha bisogno. Quindi abbiamo bisogno di un grande partito popolare organizzato, radicato nella società italiana. Infatti abbiamo messo, insomma, per dare più forza al PD, al suo impegno per far tornare l'Italia a crescere, cioè l'idea del partito come grande strumento di cambiamento del paese. La seconda riflessione che vogliamo che facciamo in questo testo è che noi, alla fine, con tutti i limiti, le contraddizioni, i problemi, riteniamo che a 7 anni e mezzo appunto dalla sua nascita, alla fine la scelta di fare Impero Democratico si è rivelata una scelta di successo nel paese, siamo convinti che la storia degli anni che abbiamo alle spalle, con tutti i problemi, le contraddizioni che non sono state, insomma, come inevitabile peraltro ci siano, ma ci dicono che la scelta di dare vita al PD, di unire nel PD le grandi culture riformiste del paese, ma anche una forte scelta intorno al Partito Democratico di rinnovamento del modo di organizzare la politica in Italia. Noi dicemmo: no, non vogliamo fare un nuovo partito, un ulteriore partito, vogliamo fare un partito nuovo nelle sue forme, nei suoi modi di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. È stata una scelta di successo. Adesso abbiamo un grande partito che alle elezioni europee ha preso il 40% di voti, che è il primo partito a livello europeo e nel partito del socialismo europeo. E però questa consapevolezza ci porta anche qui ad avanzare una serie di temi di discussione, di riflessione, per investire sul partito, sulla sua struttura, sulla sua vita, sulla sua organizzazione. E io adesso vi vorrei citare alcuni temi, secondo me, che sono di interesse in una riflessione. Il primo è come nel PD lavoriamo alla costruzione di una cultura politica condivisa, che non vuol dire sottovalutare il fatto che nel PD ci sono identità, storie, culture diverse, che in un grande partito il confronto delle idee, la richiesta anche delle idee, è uno strumento che rende più forte, più incisiva, più capace l'azione del PD. Però condividere una cultura politica vuol dire condividere un'analisi del paese, delle sue problemi, delle sue contraddizioni, un progetto politico. È un modo per dare forza a una comunità, a una collettività, per renderla più forte e più coesa. E da questo punto di vista, nel documento, noi mettiamo in campo un elemento di riflessione che riguarda anche la delega che peraltro io in segreteria nazionale, e cioè la formazione politica non solo come strumento per dare ai quadri, ai dirigenti, ai militanti del partito gli strumenti per fare politica oggi. Per esempio, fare gli amministratori locali oggi richiede di avere una serie di competenze, di conoscenze particolarmente forti, ma la formazione politica anche come strumento per condividere una cultura politica, un'analisi della società aperta, inclusiva, non ideologica, non imposta, ma una cultura politica, una visione delle cose, sì. E noi qui facciamo una proposta, una riflessione che secondo me ha un valore più generale, che però io non a caso cito su questo punto, abbiamo messo nel documento parlando di questo aspetto. Noi proponiamo che si apra finalmente una discussione in Italia su una legge che applichi l'articolo 49 della Costituzione. L'articolo 49 della Costituzione è l'articolo della Costituzione che indica il ruolo dei partiti politici. Quell'articolo però non ha mai avuto una sua normativa applicativa. Esiste solo la normativa sul tema del finanziamento pubblico, o comunque delle forme di finanziamento al partito, mentre secondo noi, se si riconosce ai partiti un ruolo di interesse pubblico nella società italiana, di strumento fondamentale della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, è giusto che l'articolo 49 abbia una legge che lo applica. Nella Prima Repubblica non si è mai fatto, per ragioni storiche legate anche al contesto della Guerra Fredda, ma oggi ci sono tutte le ragioni per farlo. E noi, dentro questa normativa di applicazione dell'articolo 49, dentro questa normativa e anche in attesa che questa normativa ci faccia, lanciamo un'idea, cioè l'idea che
il Partito Democratico si doti di una sua fondazione che promuova la sua cultura politica e faccia formazione politica. Questo in altri paesi europei accade, l'esempio più noto, più tipico, è l'esempio delle fondazioni dei partiti tedeschi, che peraltro sono finanziate anche con risorse pubbliche, perché si riconosce il ruolo dei partiti di formazione della classe dirigente. Oggi il PD è in un contesto un po' particolare, cioè noi abbiamo molte fondazioni, molte riviste, molti gruppi di discussione, molti gruppi che fanno formazione politica, che fanno riferimento al PD, alcuni legate alle aree interne, altri storici, tipo l'Istituto Gramsci, lo Sturz e così via. Però non ce n'è una fondazione che fa cultura politica per il Partito Democratico. Io, questa è mia nuova responsabilità, sto anche venendo a livello nazionale, ho chiesto anche in questo un aiuto, un contributo a Salvatore, che ha fatto un lavoro molto importante con una scuola che ha promosso e collaborato sulla formazione politica, per fare anche una sorta di stati generali della formazione politica promossi dal PD, pensiamo a Roma nel prossimo giugno, ma con questa idea, cioè di avere in testa l'idea di un luogo collettivo del PD che faccia formazione politica e che sia anche un luogo di dibattito, di confronto delle idee, di crescere la cultura politica del Partito Democratico. Il secondo punto che vorrei segnalare, poi ognuno in questo documento delle cose che gli sta più a cuore, quindi io mi concentro su questo in modo che poi vi diamo un quadro completo, riguarda un ragionamento che proponiamo sul tema del Partito del Socialismo Europeo. Io ritengo un fatto molto importante, positivo, che il PD abbia aderito, insomma, dopo diversi anni, abbia scelto il suo campo in Europa, che è il campo del Partito del Socialismo Europeo. Questo, diciamo, per me deve avere anche conseguenze sulla natura, l'identità del Partito Democratico. Io per esempio penso, magari nella serata l'approfondiremo, che il concetto di Partito della Nazione meriti di essere approfondito e chiarito meglio, perché per me un discorso è dire che al PD si è affidato una maggioranza di italiani, perché hanno visto il PD alle ultime elezioni europee, per esempio, l'unico grande partito affidabile. Un'altra cosa è immaginare un sistema politico non basato su un'alternanza tra sinistra, riformisti, centrosinistra e centrodestra al governo del paese, ma con il PD che diventa alla fine l'unico partito con vocazione di governo. Per me per più tempo il PD vince, per più anni sta al governo, meglio è. Però nell'idea di un grande partito che sia appunto il partito in Italia del riformismo, del centrosinistra e della sinistra. Però detto questo, noi abbiamo anche un compito verso, a mio avviso, il PSE, che chiedere anche al PSE di aprire una riflessione su se stesso, perché il PSE sostanzialmente è la somma dei partiti nazionali, è molto poco capace di una sua politica autonoma, che invece sarebbe a livello europeo, che invece sarebbe fondamentale per aprire una nuova stagione in Europa. E poi io credo che dobbiamo dire che anche la tradizionale cultura socialdemocratica europea del secolo scorso, nell'era della globalizzazione, è entrata drammaticamente in crisi. Basta vedere come sono messi i partiti socialisti in tanti paesi europei. E il PD in quella riflessione può portare una sua grande originalità, sia l'idea di partito sia di cultura politica, perché per quello che è stato l'Italia, noi abbiamo fatto prima l'Ulivo e poi il Partito Democratico, e quindi abbiamo fatto un'operazione di unità delle grandi culture riformiste che guarda al futuro, che può essere molto preziosa per arricchire e anche per cambiare il dibattito del PSE. Poi noi facciamo qui un discorso, secondo me, sono le ultime due cose che voglio dire, che riguarda l'equilibrio tra il ruolo degli elettori e il ruolo degli iscritti. Secondo me finalmente trovando anche un punto di equilibrio importante, cioè noi qui diciamo, le elezioni primarie si fanno per i ruoli istituzionali, sindaco, presidente del consiglio, a seconda della legge elettorale per i parlamentari, dipende quale sarà la legge elettorale, mentre riteniamo che nelle cariche di partito debbano essere gli iscritti a votare. Qui facciamo l'esempio dei segretari regionali. Ovviamente questo discorso, in questo documento, l'abbiamo condiviso, non vale per il segretario nazionale. Perché? Perché nel nostro statuto il segretario nazionale è anche il candidato del Partito Democratico alla Presidenza del Consiglio, e quindi è una figura dove è giusto che si esprimano gli elettori, per individuare quella figura che non è solo segretario ma è anche candidato premier, che oggi è presidente del Consiglio del Paese. Nel congresso questo era un punto su cui c'erano idee diverse, io ho sostenuto un'idea diversa nel congresso, cioè l'idea che fosse meglio che il segretario e il presidente del Consiglio fossero due figure diverse.
Oggi penso, intanto penso di dover dire che il congresso su questo è stato chiaro, una grande maggioranza di chi ha votato al congresso ha scelto un'opzione in cui la figura del segretario del Presidente del Consiglio era l'iter. E questo tema non è che al congresso non è stato discusso, è stato uno dei temi più discussi degli altri, quindi è giusto tener conto del voto del congresso. E poi io penso che anche se ragioniamo sull'esperienza di quest'ultima fase, il governo Renzi, secondo me si sta dimostrando che questa coincidenza, certo, ha dei problemi, delle contraddizioni, ma anche tanti aspetti di forza e di positività che credo vadano riconosciuti. E poi noi però insistiamo molto sul ruolo degli iscritti. Appunto, si apre qui l'idea che i segretari regionali sarebbe giusto fossero eletti solo dagli iscritti, perché il segretario regionale non è candidato presidente della regione. E poi ragioniamo su come coinvolgere molto di più gli iscritti nella decisione del partito, anche provando a approfondire il tema del referendum, che tra gli iscritti, che non è finora mai stato sperimentato e che a mio avviso è uno strumento importante, bisogna decidere bene su che temi, come farlo per renderlo davvero efficace, ma soprattutto ricordando che c'è uno strumento che si chiama circoli in rete, e cioè uno strumento telematico che consentirebbe di mettere anche tutti gli iscritti in rete fra loro e in rete col partito nazionale, quindi costruire un rapporto più permanente, più continuo tra gli iscritti. Io poi dico sempre nelle riunioni che noi sottovalutiamo un aspetto, insomma, la nuova legge sul finanziamento pubblico ai partiti prevede che il finanziamento adesso avvenga con erogazioni volontarie, in cui c'è previsto un beneficio fiscale da parte dei cittadini che vogliono fare. In realtà pochissimi l'hanno fatto questa volta, perché è stato molto poco pubblicizzato, perché noi stessi ci abbiamo forse lavorato troppo poco, perché le risorse sono tutte destinate al partito nazionale e non ai territori, per varie ragioni. Però secondo me quello è un aspetto su cui ragionare, perché se davvero invece si fa un lavoro di promozione su questa forma di contributo al partito, noi avremo anche una platea di persone che non sono proprio iscritti, ma non sono neanche semplici elettori, perché sarebbero persone che accetterebbero di scrivere sulla propria dichiarazione dei redditi, o accetteranno per quelle alcune 15.000, 20.000 insomma che l'hanno fatto, di scrivere che sostengono un partito e non un partito qualunque, devono indicare che partito sostengono. E il rapporto con quelle persone, il loro ruolo nel PD, è un altro tema di grande riflessione. Infine noi ragioniamo sul tema delle... Scusate, è una colpa mia che ero curioso, sono curioso di sentire cosa si dicono. Non è molto elegante, purtroppo, purtroppo è la formazione sovietica. Dicevo, l'ultimo tema che diciamo, proviamo a mettere in campo è il tema, secondo me importante, comunque voglio segnalare qui, delle aree politiche nel Partito Democratico. Questo secondo me è un punto che dobbiamo cominciare a discutere senza infingimenti, nel senso che è naturale per me che in un grande partito ci siano delle aree politiche che rappresentano sensibilità diverse. Peraltro nella storia dei partiti che hanno promosso il PD questo è sempre accaduto, in alcuni in modo più esplicito, ma se uno pensa anche alla storia del Partito Comunista Italiano, anche nella fase del centralismo democratico, obiettivamente non è che Napolitano o Amendola e Ingrao avessero la stessa visione delle cose o non rappresentassero dei punti di vista. Il punto è come fare, non correnti personali di potere legate al singolo leader, e magari in un contesto in cui c'è la corrente nazionale, poi c'è la corrente regionale, poi c'è la corrente provinciale, anche in un contesto di forte frammentazione del partito, ma legare le aree politiche alla costruzione della cultura politica del PD. E quindi aree di pensiero più di sinistra, più attento ai valori del tuo lavoro, un pensiero più liberale democratico, che coesistono in un grande partito, che sono riconosciute, che si possono anche organizzare, ma non perché sono correnti personali, perché sono sedi di riflessione di idee che contribuiscono alla costruzione della cultura politica complessiva del Partito Democratico. Io penso che per tutto il PD la sfida della costruzione del partito sia una sfida fondamentale. Penso che rispetto al fatto che davvero questo era il tema che forse ci ha divisi di più in certi momenti, come dimostra questo documento, la fase storica che abbiamo alle spalle ci ha portato a costruire su questo punto invece per tanti versi una riflessione comune. Penso che sia molto importante che il PD questa riflessione l'abbia aperta, spero che il nostro gruppo di lavoro proceda rapidamente, diciamo, nel suo lavoro, e che anche col nostro contributo si possa consegnare al partito una riflessione
sulla sua natura, sulla sua organizzazione, sapendo che voler bene e far crescere il PD, secondo me, oggi significa far crescere nel Paese la possibilità di battersi per i grandi valori in cui crediamo, per i valori della Costituzione, e di dare al sistema politico italiano una solidità, alla nostra democrazia, una solidità, una forza di cui appunto la nostra democrazia ha grande bisogno. Grazie a tutti.